Sicuramente un grande punto di partenza perché prende forma un'infrastruttura fondamentale per Ancona, per la provincia di Ancona e per tutta la regione Marche. Una infrastruttura che però deve vedere anche il completamento di un altro iter iniziato da poco, che è quello del bypass, che consentirebbe dal centro di Ancona, dalla città di Ancona proprio, di arrivare all'uscita nord e l'ingresso nord con una fluidità, una facilità sicuramente molto superiore a quella che c'è oggi. Un'infrastruttura essenziale per l'intermodalità, una infrastruttura essenziale per la quotidianità e soprattutto perché credo che sia giusto e importante dopo tantissimi anni finalmente vedere realizzato qualcosa che possa migliorare la vita di tutti i cittadini e anche la possibilità di sviluppo della nostra regione. Di pari passo va avanti il commissariamento dell'ultimo miglio che la Regione Marche, l'assessorato alle infrastrutture, ha chiesto al Ministero l'8 febbraio scorso. Abbiamo avuto una risposta positiva da parte del Ministero, attendiamo la nomina del commissario per risolvere finalmente questo problema di accessibilità al capoluogo regionale, che era un problema che i marchigiani, di cui i marchigiani attendevano la risoluzione da oltre 30 anni.